Salve a tutti, di nuovo benvenuti a Glocal. Oggi iniziamo ridendo perché parliamo della commedia all'italiana sugli ussori. Si è aggiunta anche Tosi Bimmi allo sciopero della fame in staffetta, cioè praticamente uno sciopero dura 2 ore, poi si interrompe e l'altro continua. Tipica commedia all'italiana che evitiamo di parlarne oltre. Ci sarebbe da ridere e ci sarebbe da fare una grandissima pernacchia a questi pseudopolitici che stanno facendo scioperi contro il proprio governo. Cioè, è possibile che un ministro della Repubblica italiana faccia uno sciopero contro il suo governo? E Del Rio addirittura ha detto no, io parlo da cittadino, come se il Del Rio cittadino fosse diverso dal Del Rio politico. Tanti boh, tanti dubbi, tante risate e tante pernacchie verso questa classe politica indecente che fortunatamente tra un po' di mesi se ne andrà a casa. Non sapremo che tipo di maggioranza avremo, forse neanche ce l'avremo una maggioranza visto la legge elettorale, ma fortunatamente questi ce li sloggiamo. Torniamo ad argomenti un po' più seri, torniamo alla politica estera. Intanto, mentre in Italia chiacchieriamo del nulla, del nulla, del nulla, il mondo corre e va avanti. Il mondo corre e va avanti con Trump e con l'Iran. Vi dissi qualche tempo fa che molto probabilmente la questione coreana avrebbe influenzato e non poco la questione iraniana. L'Iran si è galvanizzato dopo gli esperimenti nucleari della Corea del Nord, di Kim Jong-un. C'era già nell'aria il fatto che Trump avrebbe completamente smontato il fasullo accordo nucleare fatto da Obama con gli Ayatollah, e infatti Trump lo sta smontando pezzo per pezzo. Con molta tranquillità, con molta serenità lo sta smontando. Ovviamente Israele è soddisfatto, ci mancherebbe, ma l'Iran. L'obiettivo iraniano è quello di avere una combinazione di missili balistici e bomba atomica. I missili balistici li ha, la bomba atomica tra un po' anche. Oltre che l'Iran geopoliticamente si è creato quel bellissimo corridoio, tra virgolette bellissimo, che passa dall'Iraq e arriva fino alla Siria, con i suoi proxy Hezbollah in Libano, e si è messo stabilmente sotto il Golan israeliano. Il Medio Oriente è una regione particolare, una regione ad alto tasso di infiammabilità, e quindi quando una forza dichiaratamente antisemita e antisionista come è l'Iran si mette sotto il Golan, la leadership israeliana, che sia laburista o che sia conservatrice, quindi Ara Likud, apre un po' le orecchie e capta i segnali. Poi sono in Inghilterra, quindi sono nella patria di Theresa May. Bruxelles sta letteralmente prendendo a randellate, come direbbe Mario Seghi, la vispa per la non vispa Teresa. Lei non è Maggie Thatcher, ce ne siamo tutti quanti accorti, non è Maggie Thatcher. Il Regno Unito è un paese forte, è un paese con una fortissima economia, è un paese che sicuramente ha un suo network commerciale ed ha una proiezione internazionale senza precedenti, per l'Europa almeno, ma si sta rendendo la negoziazione sta diventando molto molto complicata. E la Theresa May non è così forte come si credeva. Addirittura c'è un documento di 30 deputati conservatori, 30 o 40, no, non ricordo, che firmerebbero domani per mandarla a casa. L'ex presidente dei conservatori anche si è dichiarato favorevole a mandare a casa Theresa May. Il governo